impronte arancioni a distanza di 1 metro l'una dall'altra per il momento dell'ingresso, percorsi separati e ben visibili, banchi distanziati di 1 metro in classe. Anche all'Istituto Comprensivo di Rapallo, grazie alla collaborazione dell'Associazione Genitori, si sta lavorando per arrivare pronti al suono della campanella il prossimo 14 settembre. Ripresa con i collegi docenti, l'attività vedrà in questi giorni gli esami di riparazione per gli studenti delle medie, che saranno un primo banco di prova per capire se le misure di distanziamento previste dal Ministero saranno adeguate o meno. Avremo le prime prove di recupero e quindi ci ritroveremo davanti ad un banco di prova. Ecco, io credo che come in tutte le altre scuole della nostra regione si stia lavorando alacremente proprio per da una parte cercare di organizzare al meglio i primi giorni di scuola e saremo credo anche elastici e flessibili nel cercare di capire le criticità che man mano si presenteranno e quindi cercheremo di affrontarle ovviamente. L'istituto da parte sua ha avuto modo di acquistare attrezzature idonee per l'igienizzazione rapida degli ambienti. Ogni aula avrà all'ingresso il proprio dispenser di disinfettante, mentre all'interno si è cercato di abbassare la media del numero di ragazzi presenti in un locale. Il momento della ricreazione verrà trascorso in aula, tutto questo per circoscrivere i contatti nell'eventualità si registrasse un contagio all'interno di una classe. Si sta lavorando inoltre per essere pronti ad eventuali scenari che prevedono la chiusura e il ritorno della didattica a distanza, anche con l'acquisto di strumenti digitale per le situazioni più fragili e di disagio economico. Grande è comunque la fiducia nel senso di responsabilità dei ragazzi di fronte a questi scenari incerti e nuovi. Già nel periodo della didattica a distanza i ragazzi hanno mostrato grande senso di responsabilità in generale, naturalmente sto parlando, ma abbiamo davvero apprezzato anche la maturità con cui alcuni ragazzi, pur stiamo parlando delle scuole medie, hanno affrontato questo periodo così, così complicato, così difficile. Io credo che i ragazzi sapranno affrontare questo momento con molta responsabilità. Io scriverò nei prossimi giorni una lettera proprio ai ragazzi, abbiamo già scritto alle famiglie e agli allievi, ai docenti, però voglio proprio scrivere una lettera particolare ai ragazzi chiedendo proprio questo senso di responsabilità di cui sono convinto loro sono assolutamente capaci.